Ehi, eccoci. Gay. Oggi puntata un po' più lunga, dai. Visto che abbiamo 18 minuti nella videocamera, ecco il grande, potentissimo, schifoso Vado. Lui è Vado dove vado? No, si chiama semplicemente Vado. Orma? Vado! No, dico quello che stava dicendo, non si legge da qua. Suc. Gli rispondo suc. Com'è che si chiama allora quello con la testa pera? Non me ne viene in mente. Non è che lo ridice? Guarda, te lo dico stanotte. Invece che seguire... Ah no, non posso farlo di spoiler. Dai, è un volto che non posso fare di spoiler. Non è un volto. Bene, vabbè, ora se ci sbrighiamo potremo anche fare... Vado, sbriga, che cavolo! Cosa sta dicendo? Che ti dispiace che ho fatto lo scorreggio? Dico dietro, sì, però io voglio iniziare il battesimo del volo! Ma, mi dici ma! Cosa vuol dire saremo soli? Non lo so. Ma saremo soli intende lui e Zelda o lui e Vado? Ho capito! Sono lui e Zelda. Minchia Vado, sono gay! Non sono gay! Ah, perché fanno le puzzette rosse, gialle e viole? Non lo so. E di chi era poi quello viola? Sono le agenti della squadra di soccorso. Come si chiama il suo canone giallo? Coda di me. Ah, il padre di Zelda, guarda che faccia che c'ha a me. Stupendo. Stupendo. Comunque si chiama Coda di merda. Ah. Poi si chiama... Guarda. Artiglio del fulmine. Si chiama Artiglio del fulmine. Sapete tutti? No. No, perché magari poi vi spiega. Non si sa. Ma chi è sto qua? Quello sembra lì è maestro. Ah, ok, Legolas. È maestro. È Legolas del signor Lea. No. Vabbè, in pratica dobbiamo semplicemente... Dolce Zelda? Più che altro lo chiamerei Scena. È travestita. È trans. Hai capito Vado? Potevo... Cos'è? Una corsa? Sì. Una corsa? Bisogna aggiungere... Com'è che l'ha chiamato? Quello giallo? Sì. Artiglio del fulmine. Ecco lui. Gli altri si suicidano? Certo. Puoi uccidere gli altri? Sì. Veramente? Se vuoi sì. E ti buttano fuori? Perché? Sono partito per primo e mi hanno fatto partire per ultimo. Ho fatto bene. Mica tanto. Ahia! Te l'ho attaccato? Bisogna fare attaccarlo. Bisogna raggiungerlo. Le ciccate era qui. No, perché per un attimo è venuto. E poi io sono la Nintendo signora del male, non sono Raffi. Attacca gli altri. Sì, tu di Raffi non si fonda tutto il mondo. Fortissimo. Ecco, quando gli sei abbastanza vicino finisci cattura, solo che Bado ti attacca la prima volta, la seconda non ce la fa. Ha lanciato qualcosa? Sì, è un pallone da calcio. Ti sta bombardando con dei palloni. Ecco così. Ti bombardano con dei palloni da calcio anche. Sono Nintendo. Nintendo. Oh, mamma mia. Ecco, la seconda volta riesce a catturare Nintendo. E hai ottenuto la statuetta. Che io all'inizio avevo capito fosse una statuetta da Dea. Poi mi sono accorto che è un solito nubi. Ah sì, è il culo di culo. È il culo di Lusco. È morta! Sì! No. Che spina. Voleva suicidarsi, solo che noi l'abbiamo salvata. E per questo ci sta per buttare giù.
Veramente? No. Sarebbe stato bello. E Bardo come l'ha presa? Bardo ti vuole morto. Ecco la statuetta di cura di luce. Niente, oh, niente più pieni di niente. Non succede un cacchio. Ed ecco che inizia a suonare di nuovo. Ma non succede niente. Sta zitto. Raffi, se non canti è meglio. Tiri un pugno. Il mantello della dea, come cavolo si chiama? Solo che l'ha fatto lei, non è veramente della dea. È ottenuto il manto magico. Cioè, la cerimonia è interrotta da te. E qualche secondo. Poi ricominci tranquillamente. No. Certo che non ne avevo più. Ma su che l'ho promessa? Adesso vediamo il finale della cerimonia. Che si tratta ormai? Forse l'hai già capito. Forse sì. Vediamo se è vero. Oh, ti finisce. Lo bacia. No, lo butta lì sotto. Come hai fatto a indovinare? Come hai fatto a indovinare? Non lo so, ho imparato a casa. E per la seconda volta tenta di ucciderti. E ora tu devi riuscire a cadere nel centro. Poi certo. E dove sbagli? Cosa hai fatto? Mi hai fatto sbagliare. Ah no. Cioè? Mi hai fatto fare il giusto! Ma dai, morì! Ma come? Mi sono intendo, veramente io mi sono spiaccicato completamente. È triste qua. No, è la sua faccia normale. Come lo chiamiamo allora? Il suo, quello di Zelda. Non so com'è che è. No, non ricordo. Allora, la nostra è coda di rucola. Fanghiglia sfregiata. Ecco. No. Ti prego, dimmi di no. Ecco, per caso abbiamo fregato il suo. Eh? Super. Seriamente, dai. Non lo so, pensavo che gli avesse rubato coda di rucola. E ora un momento dello spoiler, se volete non ascoltatemi, sta per succedere qualcosa. Una bomba, Bardo. No, no. Una scorreggia da parte di Link. No. Vedi, c'è sedere del posto. Gli cadono i capelli e scoprono che è una travestita. No. Diventa gay. No. Gli danno un bacio. No. Mi tira un pugno. No. Vedi. Una bomba nucleare. No. Un drago. No. Un qualcosa di strano. Esatto. Un tornado. No. Cos'è? Una bestia di sabbia. È una tromba d'aria. Molto diverso da un tornado. Creata da Bardo. No. Fatta l'abbia creata. No, non posso farlo di spoiler. Spero almeno che Zelda venga risucchiato. E vai! Ce ne siamo liberati! E noi? Noi rischiamo per cadere giù. Dove? Da 100 metri di altezza, magari non ci facciamo niente perché usiamo un mantello magico come la pischia. No. Non usarlo, Raffi, dobbiamo farlo.
Dove? Però se non sbaglio è un altro sogno. Dove siamo? Fai, ti odio. Chi è sta qua? Fai, la nostra spada. Questa è la nostra spada. Non me ne frega niente di quello. Ma se non abbiamo la spada d'allenamento, cosa vuoi? Caldella. Sei appena morto. Sei svegliato? No, sì, ma l'hanno trovato svenuto da qualche parte. Ah, è veramente svenuto. Beh, secondo te? Cavolo, è stato colpito da una tromba d'aria che non è... Sì, poi è caduto, era 100 metri e non si è fatto niente. No, c'era... 100 metri, saranno 100 chilometri. Comunque ho una certa cosa da dire sul padre di Zelda. Dimmi. È obeso. Tu c'ha una faccia, guarda che faccia c'ha. Spoiler! Il tornado oscuro è stato creato da niente po' di meno che il padre di Zelda. No. Oh. Cioè magari sì, però. Non lo so, veramente, io non lo so. Chi l'abbia creato. Penso che sia stata una vecchietta. Sì, deve essere sicuramente stata una vecchietta che è invidiosa della giovinezza di Zelda senza sapere che è un travestito. Hanno mangiato Zelda, papà, però. Non hanno mangiato. Ma perché si è così grande suo padre? Merc. Non te lo ricordi, ho assunto te come game designer. Oh. C'è una pecora! No, c'è la nostra spada. La torniamo adesso? Sì. Per tutto il gioco ci teniamo quella spada lì che marcisce? No, non marcisce. È marcita fino a 30 secondi. Ah ecco, ora dobbiamo vedere come si chiama testa a pera. No, non è qua. Eccoli qua. Bacio! Bacio! E perché non è? Beh, ragazzi. Ti vado. Sicuro più bello che vado. Sparagli! Sparagli, ti prego, Link! Non esistono le pistole. Lanciagli il coltello. Non è un coltello, solo una spada d'allenamento. Lanciagli la spada d'allenamento. Oppure lanciagli la tua testa. Oppure buttati di sotto. Prego, lo fai buttare di sotto, ti prego, ti prego, ti prego. Cos'è? Un gattino, un frociatto. È un frocio. È un frociatto. È un nemico giganterrimo. È un frociatto. È un feroce nemico. Ce l'hai scommesso. Perché non lo ammazzi? Il frociatto non lo puoi ammazzare. Veramente? I frociatti sono immortali. Non è vero. Sì, sono immortali. Perché? Hai visto i froci sono immortali? C'è un altro frocio. Proprio lì è un frocello. È il frocello per gli stelli. Detto che c'è fricino al budino. Ok, d'ora in poi quelli saranno i budini. Fricino. C'è un fricino! C'è un fricino! No, sono budini, merda! Quello lì era un budino bello grosso. Ma dove ci sta facendo arrampicare quello game? Ci sta facendo un giro, fare un giro inutile semplicemente.
Svieni, svieni. E dunque? Si apre o esce una spada? Esce una spada. Si apre. No, scompare. Si apre. Lasciamo stare. Aspetta, qual è? Non mi ricordavo che ci fosse pure la luna dietro alla statua. È una statua? Cosa la possiamo fare? Vedi, si vede l'interno del faro. Non è un faro. È la statua della dea. Statua della libertà. Lasciamo stare, va? Ecco, questa è la spada. È quella in lei? No, da lì è la spada. Perché la faccio azzurra? Perché è la nostra spada. E che parla così? Perché parla una in una lingua strana, però non facciamo finire così. E poi in questa storia. Ah, lei è fissata con le percentuali. Perché? Vi dirà sempre qualche percentuale. Ecco, vedi, la probabilità che questo... Sì, di solito dice tipo 80%, 100%, 30%. Che faccia la curva da lì, mamma mia. Trilink fa schifo. Concordo con te. Poi almeno gli dessero i suoi abiti decenti fin dall'inizio. Non c'è lì di tocca andare in pigiama. Non è un pigiama. Lui dorme vestito. Bla bla bla. Poi andiamo alla spada. Oh! E ora bisogna puntare la spada alla luce, al cielo. Puntare in basso, puntare in basso, veloce! Puntare in basso, puntare in basso! Oh. E così la carichiamo di potere celeste, che ci servirà molto. Finché non otterremo la fionda oppure il coleottero. Forse è scala davvero, però io dico che è scoleottero. Basta, non ce la faccio più a parlare con la voce da Nintendo, dopo un po' ci si stufa. Chi è? Parla di Zelda? Sì. Oh, l'ho azzeccato! Tu ti azzecchi sempre. Vabbè, in pratica dice che si stupisce, che faceva la guardia alla spada da un bel po'. Non pensavo che... Quanto manca? 19.08? Oh. Cavolo, è da 4 minuti in più, vabbè. Tanto possiamo pubblicare video da più di 20 minuti. Veramente? Cioè da più di un quarto d'ora. Sì, guarda un po', non lo sapevi? No. Vabbè, a sto punto finiamo, scusate, non me ne ero accorto che... Perché si vede così male? No, era solo Zelda che si vedeva solo così male. Si vedeva semplicemente un'etichetta. Uff, stupido. Perché non si vede la faccia di quella lì? Ecco, per un attimo si è vista.
Beh, si vede bene, bisogna dire. No, Link è brutto. Beh, Link è brutto e si vede che è brutto. Giusto. Ha tenuto una fetta di pane! Non è una fetta di pane, stupido. Come non è qua? Guardando nella telecamera mi fa tanta paura. Bene. Metti pausa. Abbiamo finito. Arrivederci.